Sì, sbagliato. Sì, sbagliato però si vede bene L hai visto questo faccio così secondo me si vede anche se faccio il il, il, il giù, Oh, oh, <laughs> 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 oh, voilà. Buongiorno, allora questo è un vlog diverso dal solito. Avete visto l'inizio eh, che non vi ho salutato perché volevo farvi vedere questa fiera che praticamente si chiama orticolario. È una fiera che fanno il mese di ottobre ogni anno. Diciamo che quando c'era la pandemia, hanno diciamo, smesso di. Eh, per almeno due o tre anni della pandemia, hanno smesso di fare ovviamente questa fiera. Eh, allora, vi spiego un po' in breve. Voi avete visto poche clip, e ovviamente non avete visto tutto, tutto. Perché per chi vuole andare a vedere questa fiera che si trova a Cernobbio. Nel mese di ottobre che è tra l'1-2 ottobre, è solo il sabato e la domenica, in poche parole, e, è la prima settimana di ottobre, Ogni, poi dipende dal sabato e la domenica che cambia l'anno. Eh, allora, vi dico un po', eh, vi faccio vedere anche quello che ho preso. Volevo vloggare di più, solo che ho detto, se eh, spoilerò troppo, a parte che è difficile vloggare in quelle fiere qua, eh, perché c'è troppa gente, non riesci, poi vabbè, ti vergogni e tantomeno eh, inquadri troppa gente. E allora ho detto preferisco di no, cioè ho registrato quello che riuscivo eccetera ehm, allora questa fiera si trova in centro di, C di Cernobbio praticamente villa eh, erba sembra adesso non mi ricordo neanche più si sì, villa erba scusate ma <ride> ok allora noi siamo andati in due io e il mio ragazzo questi sono i biglietti potete andare anche sul sito a acquistarli adesso scusate ma ok sto provando il nuovo cellulare una nuova funzionalità che hanno inventato sull'iPhone 14 Pro e sto provando questo registrandolo così praticamente e direi che è una figata <ride> allora questi sono i biglietti Uh, l'entrata l'ho pagata 19 euro per cui in totale noi abbiamo speso sui 40 più o meno e, um, perché se volete cioè se andate direttamente là li pagate eh, 19 euro invece se le, le prendete sul sito eh, su www.mide.ticket e qualcosa Ovviamente eh, pagate sui 15 euro, mi sembra, adesso non mi ricordo, 12-13 euro l'entrata, non mi ricordo. Ovviamente io non ho avuto tempo perché mm, abbiamo deciso in fretta di andare là a vedere se cambiava qualcosa, io quasi tutti gli anni vado là e diciamo che l'entrata è un po' caruccia perché hanno aumentato di... Proprio di brutto, 20 euro. Cioè mi sono, sono rimasta scioccata perché 20 euro è tantissimo. Ne vale la pena? Mm, dipende, se siete come me che abitate a Cernobbio e andate quasi sempre, tutti gli anni, non ne vale la pena spendere 20 euro a persona, se invece eh, siete turisti. O, eh, non abitate in, nelle mie parti e volete, diciamo, vederlo ovviamente, ve lo consiglio perché voi andate una volta a vederlo. Per cui, se spendete una volta 20 euro, lo andate a vedere, comprate il dentro le cose e basta. Invece, per chi ci abita, secondo me, non ne vale la pena andare tutti. Poi dipende, è bello perché ci sono tante cose da mangiare, ci sono tante piante che potete comprare. Oggetti, eccetera. Praticamente quasi tutto per la casa e tutto per il giardino. E, e niente questo. Allora, vediamo. Ok, questo è il biglietto. Che figata, questo. questa clip, questo video. <ride> Comunque. Allora, questo è il, la mappa. Infatti, adesso vi faccio vedere che è grandissimo. Ci vuole almeno tutto il giorno per andarlo a vedere perché cioè, aspettate. Eh. Questa è la mappa è grandissimo, adesso mh, sarà difficile farvelo vedere, però vedo che si vede anche bene. E allora, ovviamente è sul lago di Como, nel senso che si vede il lago, come avete visto in qualche clip che ho fatto, si vede. Qua poi ci sono anche mh, i numeri dove vi dice che cosa, mh, che cosa sono, poche parole, non mi vengono le parole, ogni volta è sempre così, quando registro mi, mi agito troppo e alla fine succede questo. Comunque si chiama così. Ok, grazie, cellulare. Ok. E niente, allora io ho comprato quattro eh, barattoli di salsa eh, per antipasto che potete mettere, ehm, cioè praticamente tagliare il panino o le fette biscottate e spalmare queste, queste salse che, che costavano 10 euro a barattolo. Allora, la prima è... Questa che vabbè, questa eh, non la apro perché la tengo per la casa nuova. Queste qui sono le spezie. Adesso devo coprire la, ok la mia faccia, se no, voi non lo vedete, le spezie, praticamente il curry, il pepe, il sale, eh, tutte le spezie che ci sono, infatti, c'è scritto sale spezie. E' è molto, è molto carino perché, come vedete, anche per, diciamo, per bellezza, secondo me è molto bello. Ha un odore spettacolare perché, mm, ovviamente, prima di prenderlo c'erano gli assaggi, tutte le, queste cose qua. E ho preso questo che costava 8 euro perché era piccolo, se no c'era il barattolo più grande di 10 euro. Io ho preso quello piccolo perché, tanto, siamo in due e ho detto. Questo lo prendi un pochettino, lo metti su, tipo, sul polle, eccetera, e, e viene buono. Perché vi assicuro che cioè, dall'odore. Mamma mia, mi ero innamorato. Ho detto, no, lo devo prendere per la nuova casa. Invece, per um, i tre barattoli che ho preso, ovviamente li abbiamo finiti tutti. Neanche in due giorni, uh, in sei persone, perché siamo in sei. Io ho comprato questi tre barattoli per assaggiarli e ovviamente eh, li abbiamo presi noi, ehm, diciamo in famiglia, per cui non è che ho detto no, questi li conservo per la nuova casa, perché ora che vado nella nuova casa sarà novembre così, per cui ho detto preferisco mangiarli subito e farli provare anche i miei. E, e, e praticamente ho preso eh, la salsa all'aglio se non sbaglio che sapeva di aglio era anche quella buonissima poi eh, ho preso la salsa piemontese che c'era dentro le carote il sugo praticamente tutte queste cose qua che anche questa era buona e poi un'altra salsa che non mi ricordo che cos'era non mi ricordo comunque in totale ho speso 34 euro in totale per questi barattoli, perché gli altri barattoli erano più lunghi e più grandi, invece questo qua ovviamente è piccolino. E questo non dico ne, sì, è anche un negozio perché la signora mi ha dato il suo cartellino che si chiama La cucina di Annalisa, per cui se volete andate sul sito anche voi, potete acquistarle anche voi ehm, e scrivete La cucina di Annalisa, trovate tutte le salse e anche i dolci che fanno eh, loro, praticamente fatte da loro. Eh, io ho un codice sconto, ma vale solo per me, Perché non ve lo posso dare, perché è per una persona, per cui non vi posso fare vedere il biglietto dietro. Eh, si trova mh, sui social anche la cucina di Annalisa tutto attaccato o, su, o sul sito www.lacucinadianalisa.it Questo è il bigliettino. Per cui se volete acquistare anche voi i barattoli come questo e tantomeno come altri barattoli che ho acquistato io, andate sul sito. E prendeteli perché con 10 euro, cioè, vi dico che sono molto buoni. Uh, ci sono anche le zucchine agrodolci, se non sbaglio, e poi altre cose che non mi ricordo. Fanno anche i pannettoni artigianali e, e tipo le torte, quelle torte piccoline tipo cheesecake, eccetera, e anche le torte al cioccolato. Per cui se volete fare anche un regalino ci sono anche i cesti con uh, i vasetti praticamente c'è tutto e io ho già guardato prima di Natale farò qualche pensierino a qualcuno e, e ovviamente comprerò anche per la nuova casa perché vi assicuro che sono molto buoni io ho preso questi poi ho preso in un'altra bancarella eh, tipo i dolci perché io sono se non ci sono i dolci per me <ride> ciao eh, io un'altra bancarella ho preso il cocco eh, quello secco dolce e poi la pesca le mandorle le mandorle dolci eccetera quelle lì anche quelle erano eh, 5 euro 100 grammi diciamo che molte cose costavano tanto eh, tipo le piante costavano dei 18 euro c'erano le piante di rosa le, I fiori normali, i fiori belli, i fiori mh, di tutto, praticamente di tutte le specie. E niente, mh, il parco è grandissimo. C'è anche questa villa che avete già visto, eh, dove potete andare a, a visitarla. E mh, io non ho comprato chissà cosa, perché giustamente ho detto, se compro adesso, poi mi ritrovo ancora altre cose qua nella mia cameretta che non so più dove metterli perché vi assicuro sto facendo gli scatoloni ma c'è un delirio in questa cameretta e, e allora ho deciso di non comprare fiori non comprare niente solo le cose che posso comprare ad esempio un vasettino che ci sta nel, eh, nello scatolone e basta tutto il resto non, cioè, mi piaceva ma ho cercato di resistere di non comprare perché tanto alla fine l'anno prossimo Uh, questa volta vorrei ritornarci mh, sperando che non alzano ancora il prezzo uh, dell'entrata, così almeno compro le piante per il nuovo giardino, eccetera. Quest'anno ho deciso solo di comprare queste, di provare queste mh, diciamo, cose fatte in casa che a me piacciono vedere e sentire, assaggiare tutte le cose che fanno in casa. Allora, non è una sponsorizzazione, non è una collaborazione. Voglio già precisare perché non si sa mai. Voglio solo io, mm, ovviamente, per chi non è di qua, per chi non è di Cernobbio, di Como: eh, c'è anche i siti, per fortuna, così almeno potete anche voi, ovviamente, assaggiare, comprare, eccetera. Eh, niente, credo che vi ho detto tutto. Mm, sì. Vi ho detto tutto, se avete domande scrivetemelo qui sotto nei commenti. Eh, questa era una, anche una recensione per chi ovviamente eh, vuole venire qua a Cernobbio anche come diciamo vacanza e hanno deciso che ne so di venire qua a ottobre per farsi le vacanze e vedere queste fiere. Allora ho pensato di fare questo, questo vlog un po' diverso, un po' particolare, ovviamente. Non sono eh, stata lì a registrare, a dirvi allora queste sono piante queste... perché appunto è, è molto difficile con molta gente. Io cerco di non registrare tanto quando c'è troppa gente perché se ci sono bambini, se ci sono persone che io non posso riprendere, non si sa mai se poi mi verranno segnalati. Allora mh, preferisco riprendere solo me o prendere qualche gli oggetti qualcosa solo che lì appunto era molto difficile registrare ho registrato qualche clip adesso vi metto a fine video le foto così vedete qualche foto che ho fatto eh, tutto quello che vedete in questo video è stato registrato con l'iphone pro 14 per cui sia foto che clip sia questo che le altre clip sono state registrate con il nuovo iphone per cui Ditemi voi la qualità, se si vede bene, com'è e come fa le foto. Io direi che da quando ce, ce li ho da pochi giorni sono senza parole. Devo ancora capire un po' come funzionano i video, le clip, le foto perché è ancora un po' da vedere, da, da capire bene perché devi proprio avere la mano. Ma già vedendo questa clip che ti fa lo zoom perfetto senza che devi star lì c'è... Cioè non ho parole e niente. Io vi saluto. Noi ci vediamo al prossimo video. Guardate anche le foto che adesso vi, ha... vi metto in poche parole. Ciao e al prossimo video.